tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Operazione Lampo dei Carabinieri, in tre ore catturano l'accoltellatore del Pincio. Seri ringrazia le forze dell'ordine e annuncia un'operazione sicurezza per il Pincio. Violenza sulle donne, oggi consiglio monotematico alla Sala Verdi. Carnevale 2018, non si pagherà l'ingresso grazie ai fondi arrivati dalla Regione Marche. Peggioramento meteo in vista per domenica, piogge e nevicate sui rilievi. Buonasera cari telespettatori di Fano TV, benvenuti a Occhio alla Notizia, il telegiornale delle 20.30 e l'avete sentito nei titoli. Un'operazione lampo dei carabinieri ha assicurato alla giustizia l'accoltellatore del Pincio che si è reso protagonista di un episodio di estrema violenza proprio ieri sera alle ore 19. Sentiamo com'è andata nel servizio. Con un'operazione lampo, in poco più di tre ore, i carabinieri di Fano hanno assicurato alla giustizia l'accoltellatore del Pincio. Intorno alle 11 di ieri sera, gli uomini del nucleo radiomobile del tenente Luigi Grella e della stazione di Fano, del luogotenente Barrasso, coordinati dal comandante della compagnia Alfonso Falcucci, hanno rintracciato e catturato un fanese di 21 anni, già noto alle forze dell'ordine per gravitare nel mondo dello spaccio e del consumo di stupefacenti. L'accusa per lui è pesante, tentato omicidio. Cruciali sono stati i momenti successivi all'aggressione. I militari, una volta acquisite le testimonianze e fatte le verifiche sul contesto che ruota attorno allo spaccio di hashish nell'area del Pincio, hanno effettuato e dato il via a una vera e propria caccia all'uomo. Il 21enne, una volta accortosi che i militari gli stavano alle calcagna, ha tentato la fuga, ma è stato catturato e dopo qualche confusa argomentazione ha fatto delle parziali ammissioni. Inoltre ha contribuito spontaneamente al ritrovamento del coltello usato, un modello a farfalla che aveva nascosto nei paraggi del Pincio per poi eventualmente recuperarlo. E per lui così si sono aperte le porte del carcere di Villa Fastigi. Una brillante operazione che in poco tempo ha consentito di assicurare alla giustizia il responsabile di un reato così violento ed avvenuto in pieno giorno, che ha suscitato subito incredulità e preoccupazione nonché sgomento in molti cittadini per la percezione di insicurezza che questi reati così violenti procurano. L'aggredito, il marocchino di 26 anni, anch'esso frequentatore di contesti legati al piccolo spaccio, dopo essere stato operato d'urgenza nella nottata di ieri, è stato trasferito oggi dalla rianimazione, dove si trovava al reparto di chirurgia, e le sue condizioni risultano stabili. E per questo bel risultato delle forze dell'ordine non è mancato il commento positivo anche del primo cittadino Massimo Seri, che ha fatto anche un annuncio importante proprio per quell'area così martoriata ultimamente. Sindaco, meno di 12 ore l'aggressore è stato catturato, autore di un episodio di violenza efferata nel salotto buono della città. Che cosa si sente di dire? Beh, queste cose ovviamente non devono succedere, però mi sento di dire un grazie, un bravo e un plauso pubblico alle forze dell'ordine, ai carabinieri che sono intervenuti in modo tempestivo, arrestando nel giro di poche ore l'aggressore. E questo è un aspetto importante. A Fano chi si macchia di questi delitti non passa impunito. Ecco, questo deve essere chiaro, perché c'è un sistema di sicurezza, di attenzione, di professionalità e di presenza, anche alcune volte non percepito, ma c'è, delle forze dell'ordine in una collaborazione anche con le istituzioni importanti. E questa è una bella risposta anche per i cittadini. È stato detto nel salotto importante della città. E questo è un altro elemento che non è passato inosservato all'amministrazione, al sindaco, perché nella situazione attuale, con poca luce, anche con cespugli troppo alti, si prestano anche per certe presenze. Non a caso
Abbiamo già destinato risorse importanti per riqualificare e risistemare tutta quell'area, oltre a renderla molto più bella, ma a renderla anche più sicura, più piacevole, per farla tornare a vivere anche per gustarsela quella zona, quel bel biglietto da visita della città. E questi sono lavori che vorremmo appaltare entro fine anno, entro il 31 dicembre, quindi entro il prossimo mese. E il 25 novembre ricorre la celebrazione della Virgo Fidelis, patrona dell'Arma dei Carabinieri, e Sua Eccellenza Monsignor Armando Trasarti, vescovo della diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola, per l'occasione officerà una santa messa alle ore 18 nel Duomo di Fano. L'Associazione Nazionale in Congedo sarà presente con il coro e con i rappresentanti delle sezioni di Fano, Cagli, Saltara, Mondolfo, San Lorenzo in Campo, Pergola, Orciano di Pesaro. Parteciperanno le autorità civili e militari di Fano e delle vallate del Metauro e del Cesano. E sempre il 25 novembre è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Il 25 novembre si celebra la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. A volere la giornata mondiale contro la violenza sulle donne è stata l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1999. L'intento dell'ONU era quello di sensibilizzare le persone rispetto a questo argomento e dare supporto alle vittime. Ogni anno, a partire dal 2015, in tutto il mondo si pianificano manifestazioni per ricordare chi ha subito e subisce violenze. Ma perché è stato scelto il 25 novembre? L'Assemblea delle Nazioni Unite ha scelto questa data in ricordo dell'uccisione delle sorelle Mirabal, avvenuta nel 1960 a Santo Domingo, perché si opponevano alla dittatura del regime di Rafael Leónidas Trujillo. In loro memoria, il 25 novembre del 1981 ci fu il primo incontro internazionale femminista delle donne latinoamericane e caraibiche. Da quel momento in poi, il 25 novembre è stato riconosciuto in larga parte del mondo come la data per ricordare e denunciare il maltrattamento fisico e psicologico su donne e bambine. In tanti paesi, tra cui l'Italia, ci saranno quindi manifestazioni, mostre, sit-in e convegni per ricordare le vittime e affrontare lo spinoso tema della violenza di genere. Anche a Fano quest'anno, come lo scorso anno, sono diversi gli eventi organizzati e pianificati per questa ricorrenza, a partire da questa mattina, dove nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna si è tenuta una seduta monotematica del Consiglio Comunale, alla presenza di alunni delle classi quarte e quinte di diversi istituti scolastici della città. Il nostro appello è anche per far sì che la violenza venga fuori, venga socializzata, perché solamente conoscendola e condividendola possiamo affrontarla. La stessa Lucia Annibali, vittima proprio di una violenza incredibile, che l'ha vista essere massacrata con l'acido, nelle sue testimonianze ha chiesto a tutta la comunità, ha fatto un appello importantissimo dicendo che nessuno deve lasciare le donne da sole. Ecco, quindi questo è il messaggio che noi vogliamo portare, stare vicino alle donne e aiutare le giovani generazioni e aiutare noi stessi a far approdare una cultura dell'accettazione della diversità, della convivenza tra i generi e soprattutto della pace. Ecco, questo è il contributo dell'amministrazione comunale di Fano. E parliamo ora di isole ecologiche della nostra città. Ultimamente vi abbiamo mostrato quella di Via Castelfidardo, che è stata ripulita dagli operatori dell'ASET nella giornata di ieri. Il nostro segnalatore, compiacendosi per quanto avvenuto, spezza anche una lancia a favore di ASET e ci informa che l'azienda ed i suoi operatori si sono sempre mostrati disponibili e cortesi nell'accogliere le istanze dei residenti per questa situazione causata anche, è il caso di dire, da una scarsa educazione ecologica di chi conferisce i rifiuti, scambiando un punto di raccolta differenziato per una fogna dove riversare di tutto e di più, nella speranza che ora tutto rientri nella norma, e ha gradito questo gesto dell'azienda. Ebbene, ora parliamo di una delle manifestazioni, della manifestazione clou di Fano, il Carnevale, che per il 2018, ancora per il 2018, sarà gratuito. Sentiamo perché. Allora,
un esempio tangibile di quando la comunità di intenti porta a dei frutti interessanti e importanti soprattutto. Beh, dobbiamo dire che il Carnevale di Fano è una delle manifestazioni più importanti che si svolgono nella nostra regione, come tale è giusto che la regione la sostenga adeguatamente. Abbiamo fatto un bel lavoro di squadra insieme al collega Rapa su questo e il risultato che abbiamo ottenuto è stato quello che intanto di mettere a disposizione tutta la documentazione, gli atti e le informazioni affinché la carnevalesca potesse partecipare al bando per le piccole e medie imprese culturali creative. Sono riusciti ad entrare nella graduatoria ed essere finanziati con un finanziamento di 52.500 euro. Risultato importante e straordinario, la prima volta che accade, sono fondi europei gestiti dalla Regione Marche. L'altro fatto è che proprio perché questa è una manifestazione importante che porta turisti, dà visibilità non solo a Fano ma direi all'intera regione, che con il sostegno che la regione mette nel bilancio quest'anno il Carnevale di Fano, quest'anno nel 2018, quindi la prossima edizione, non sarà a pagamento. Quindi credo che sia un risultato importante e straordinario, un impegno molto forte della regione, dei consiglieri regionali che in regione rappresentano la nostra città e che credo sia una bella opportunità per continuare a dare questo spettacolo alla città, ai turisti, metterlo a disposizione senza dover far pagare un biglietto. Credo che sia un bel lavoro di squadra, quando si lavora insieme con lo stesso obiettivo si raggiungono di solito risultati maggiori e anche più velocemente. E rimaniamo in tema di Carnevale 2018, perché quest'oggi nella conferenza stampa non si è parlato soltanto di fondi e di finanze del Carnevale, ma anche di programma. Tutto quello che ci sarà nella prossima sfilata lo sentiamo nel servizio di Filippo Pucci. Mentre agli hangar del Carnevale di Fano i carristi stanno lavorando incessantemente per l'edizione 2018, l'ente carnevalesca ha presentato questa mattina alla stampa le prime novità sulla manifestazione più antica d'Italia. Si parte sicuramente con la notizia clou del momento, ovvero il ritorno all'ingresso gratuito e non più a pagamento, che, grazie all'acquisizione del fondo regionale di 52.000 euro, l'ente ha deciso infatti di mantenere l'entrata gratuita per la prossima edizione, ma resta comunque l'ipotesi del pagamento per l'anno 2019. Visto il grande lavoro fatto con la Regione Marche e visto che Renato Claudio Minardi ci ha garantito un ulteriore contributo per il Carnevale di Fano, noi riusciamo a garantire alla cittadinanza un ingresso gratuito anche quest'anno al Carnevale. Altra novità per il Carnevale più dolce d'Italia è quella della nuova maschera ufficiale, ovvero il Vulon, che nasce nel 1951 dal carro dell'artista Melchiorre Rino Fucci. Per questo l'ente carnevalesca ha voluto fortemente dedicare la manifestazione alla maschera simbolo del personaggio Gradasso e Spaccone, con vari particolari come l'abbigliamento, il modo di porsi e l'ironia, ovvero i tanti stili per rappresentare la vuloneria fanese di tutti i tempi. Ma la conferenza di questa mattina è stata l'occasione anche per svelare alcune novità e anteprime del Carnevale di Fano 2018. Ci sarà il carro di Rossini, ovviamente, ci sarà un carro, e anche questo un grande lavoro, è il risultato di un grande lavoro sulla città, un carro totalmente finanziato dall'azienda Pesce Azzurro. E ci sarà un carro del liceo Nolfi Apolloni, quindi un carro realizzato totalmente dai ragazzi su supervisione dell'associazione Fantagruel, e ci saranno altri carri leggermente rivisitati, ma tutto sarà puntato sul grande carro di Rossini, che è veramente una grande opera d'arte del maestro Pierluigi Piccinetti, e vi invito a non perdervelo perché veramente non ha niente a che invidiare ai grandi carri di altri carnevali. Intanto le date delle prossime sfilate dei carri allegorici sono in programma per domenica 28 gennaio, 4 e 11 febbraio.
E accantoniamo soltanto momentaneamente il carnevale, ne avremo di tante e di ogni da raccontarvi su questa manifestazione clou di Fano. Andiamo all'aeroporto, perché all'aeroporto di Fano si vola in alto con la solidarietà grazie a un'altra iniziativa benefica che fa parte delle tante messe in essere in occasione del calendario del centenario della struttura. Sabato dalle 9 alle 13 l'Aeroclub di Fano metterà a disposizione piloti ed aerei per regalare un sogno a chi magari non ha mai avuto la possibilità di farlo. Con Sognare senza barriere, 30 fortunati ospiti potranno godere di una vista speciale della città. L'evento, in collaborazione con Centro Itaca, Calcio a 5 Ipovedenti e l'Istituto di Riabilitazione Santo Stefano di Porto Potenza Picena, vedrà anche il contributo della famiglia del maggiore Gabriele Orlandi, scomparso lo scorso 24 settembre a Terracina, e che ha deciso di sostenere l'iniziativa e che sarà anche presente all'aeroporto proprio il giorno di sabato. E tutto questo naturalmente potrà avvenire se il tempo vorrà bene a questa iniziativa, ma abbiamo sentito nei siti, nelle app, che per il fine settimana non ci sarà tempo bellissimo. Allora, per sapere proprio quello che ci aspetta, lo facciamo come sempre con Francesco Cangiotti del sito geometeo.it, che dovrebbe essere in collegamento telefonico. Francesco, buonasera. Sì, buonasera. Allora Francesco, io ho detto che insomma un po' di alert sono arrivati, ma è così? Arriverà veramente il brutto tempo? Beh, diciamo che sicuramente avremo un cambiamento della circolazione. Nella giornata di domani ancora le condizioni saranno discrete, anche se comunque già dal pomeriggio assisteremo ad un aumento della nuvolosità e soprattutto a un rinforzo dei venti dai quadranti sud-occidentali, in particolare sulle zone appenniniche che preannunceranno appunto il peggioramento di domenica. Domenica infatti è in arrivo un nucleo di aria fredda dal nord Europa che appunto nel corso della giornata determinerà delle piogge a tratti anche diffuse, e un elemento saliente sarà anche il calo delle temperature che dal pomeriggio farà sì che le precipitazioni tenderanno ad assumere carattere nevoso anche a quote medio-alto collinari. Quindi nella serata di domenica e nelle prime ore di lunedì la neve potrà fare la sua comparsa nei principali capoluoghi oltre i 400-500 metri, quindi Urbino e nella zona del Montefeltro potrebbero avere la prima imbiancata della stagione. Poi anche gli inizi della prossima settimana continueranno sotto l'afflusso di queste correnti fredde che manterranno appunto le temperature al di sotto della media, con condizioni meteo che però via via tenderanno a diventare più variabili, con anche delle ampie zone di sereno. Francesco, la neve arriverà, hai detto, a quote collinari, però ci sarà in previsione, insomma, tanto la tendenza si capisce quella che è. Per quest'inverno, il Natale, come sarà? Lo avremo bianco o insomma dovremo salire un po' di quota per avere un po' di sensazione nevosa? Beh, diciamo che con le previsioni così a lungo termine, come sapete, io non mi spingo mai oltre, anche per la scarsa affidabilità. Comunque possiamo dire che sicuramente i primi giorni di dicembre, quindi anche la prossima settimana, il finire della prossima settimana, vedranno sicuramente condizioni di tempo invernale con possibilità di alte precipitazioni nevose, che però per ora si fermeranno appunto a quote medio-alto collinari e imbiancheranno il nostro Appennino. Bene, quindi avranno l'effetto solo sulle temperature, insomma il generale inverno si farà sentire, come si dice in gergo, insomma questo almeno sì. Sicuramente le temperature subiranno un bel calo, infatti i primi giorni della prossima settimana avremo valori anche attorno allo zero, specie nelle ore notturne, non solo in Appennino, sulle zone montane, ma anche sulle zone pianeggianti. Francesco, abbiamo visto anche la comparsa di nebbia, insomma, anche alle nostre quote, insomma, questo è un fenomeno che si accentuerà nei prossimi giorni o? Ma direi di no, anche perché la nebbia legata proprio che si è verificata oggi e sarà in parte presente anche nella mattinata di domani è appunto associata alle condizioni di alta pressione. Nei prossimi giorni, avendo una maggiore ventilazione dai quadranti settentrionali ed essendo comunque sotto un regime invece ciclonico, proprio questi venti e queste correnti più fredde spazzeranno via l'umidità dai bassi strati, quindi le nebbie tenderanno via via a scomparire.
Bene, io ti ringrazio come sempre per la tua disponibilità, allora vuol dire che rimarremo in contatto per eventuali altri fenomeni meteorologici. Grazie e buona serata. Allora, cambiamo argomento, parliamo di arredi urbani perché la Confcommercio di Fano ha recepito tra i suoi associati un po' di malumore e anche qualche preoccupazione per capire bene di che cosa si tratta e allora ha lanciato e lancerà per la prossima settimana un'iniziativa. C'è un'esigenza di comprensione del regolamento degli arredi urbani. Voi come associazione di categoria avete recepito le istanze dei vostri associati? Sì, infatti sono venuta qua appunto come presidente della Confcommercio sezione di Fano perché appunto è nata un'esigenza dai nostri associati che chiedono appunto di avere delle delucidazioni sul regolamento che è stato approvato di recente in Consiglio Comunale. Quindi recependo tutte queste diciamo un po' paure o incomprensioni abbiamo deciso appunto come Confcommercio di indire un'assemblea pubblica logicamente con gli operatori del centro storico di Fano in modo che insieme possiamo condividere e capire anche appunto le domande e un po' no, le paure di quello che è il regolamento e quello che prevede. Quindi chiaramente sentendo tutta questa preoccupazione l'abbiamo percepita proprio in tutto il centro storico, abbiamo deciso di appunto condividere, perché per me questa parola è molto importante, condividere con gli operatori. Quando si terrà, se avete già pensato a un giorno, una data? Ma allora sicuramente la prossima settimana, perché è una cosa che vogliamo fare proprio velocemente in modo che anche ecco, per le festività natalizie magari no, gli operatori siano un attimino più tranquilli e quindi sicuramente la prossima settimana stiamo decidendo proprio il luogo e l'orario che comunicheremo comunque a breve. E quindi spero che in questo modo riusciremo a dare delle risposte, proprio a snocciolare i vari punti. Bene, veniamo agli eventi che si terranno questo fine settimana. Partiamo da domenica 26 novembre, la chiesa parrocchiale di San Giuseppe al Porto di Fano si svolgerà il tradizionale concerto di Santa Cecilia. Ad esibirsi sarà l'orchestra di fiati Fano Fortune, diretta dal maestro Sauro Nicoletti, e si inizierà con i canti liturgici della messa delle ore 17 e al termine della celebrazione il concerto in onore della patrona della musica e dei musicisti con brani di musica leggera e classica, nonché moderna. Ancora iniziative legate al Natale, i mercatini e il centro Don Sturzo di Cagli organizza la 15ª edizione della rassegna Presepi nelle chiese, una manifestazione che permetterà alle scolaresche e agli appassionati locali di esibire suggestivi presepi artigianali. L'iniziativa vuole ricordare lo spirito del Santo Natale simboleggiato dalla nascita del bambinello. La manifestazione prenderà il via l'8 dicembre e si protrarrà fino al 7 gennaio del 2018. Per informazioni è possibile visitare la pagina Facebook oppure contattare gli organizzatori al numero 338 4252 771. Bene, e vi annuncio anche che anche quest'anno noi qui a Fano TV lanceremo il nostro concorso di presepi, quindi insomma preparatevi, mettetevi di buona lena e macchine fotografiche al seguito, insomma preparatevi a inviarci i vostri presepi, ma naturalmente ne daremo debita comunicazione, però insomma questo è quanto. Allora, dopo il telegiornale Box, l'amatissima rubrica In cucina con lo chef per le ricette e uno speciale sul villaggio di Natale negli splendidi spazi di Panicali Ambienti di Bellocchi di Fano. Quindi Natale a tutto campo, grazie per essere stati in nostra compagnia. Io mi fermo qui per l'informazione di questa sera, domattina 7:30 puntuali per Occhio ai Giornali. Buon proseguimento con le nostre trasmissioni.